Buonasera, sono Gabriella Lanero, a nome della Scuola di Cultura Politica Francesco Cocco, do il benvenuto a chi ci segue e a chi ci seguirà poi in differita, alle partecipanti e ai partecipanti in questo webinar. E in particolare rivolgo un saluto al professor Italo Birocchi, il cui libro Lussu Giurista è al centro oggi del nostro interesse. Con questo quinto incontro concludiamo la rassegna che la Scuola di Cultura Politica ha dedicato al centenario di fondazione del Partito Comunista d'Italia e del Partito Sardo d'Azione, ripercorrendo il lascito di pensiero e dell'azione politica di alcuni dei grandi sardi del Novecento, Gramsci, Lussu, appunto, Renzo Lacconi e Mario Melis. Un lascito che oggi appare più che mai fondamentale. E in questo Novecento, Lussu, che è nato nel 1890 e morto nel 1974, è protagonista, coinvolto negli eventi più importanti che hanno segnato la storia dell'Italia, della Sardegna e dell'Europa, dalla Prima Guerra Mondiale ai primi decenni della Repubblica Italiana e della Regione Sarda. Protagonista appunto in questi 70 anni e avendo modo di interagire con gli altri grandi di cui abbiamo parlato. Gramsci suo coetaneo e nel secondo dopoguerra Renzo Lacconi, politici che con lui direttamente o con la sua eredità si sono confrontati. Allora, di questi 70 anni lunghi e densi, il libro di Birocchi considera il periodo 1910-1927 della vita di Emilio Lussu. Il periodo di Cagliari, sottolinea l'autore, il periodo della sua formazione giuridica, che lo vede prima come studente ventenne appunto all'Università di Cagliari negli anni che precedono la Prima Guerra Mondiale. E poi nel primo dopoguerra, trentenne, avvocato, giovane, che si forma nell'esercizio della professione nel Foro di Cagliari. La sua formazione giuridica, una formazione che, unita all'esperienza che ha maturato durante la guerra, riversa nel suo impegno per l'organizzazione degli ex combattenti nel Partito Sardo d'Azione, autonomista e democratico, e come consigliere provinciale deputato eletto nel collegio di Cagliari nelle elezioni del 1921 e del 1924, e soprattutto nella scelta di antifascismo, per cui è combattuto dal regime, è cancellato dall'ordine degli avvocati e dalla vita civile, potenzialmente dalla cittadinanza. Nel mostrare come la formazione giuridica e la pratica forense di Lussu si siano intrecciate con l'impegno politico e con le vicende del fascismo nazionale isolano, del sardismo, dell'autonomismo e dell'antifascismo, sino alla rinascita democratica e repubblicana, il libro propone riflessioni sul diritto come tecnica, sul ruolo sociale del giurista, sul rapporto fra diritto e politica. Quella che l'autore fa emergere è la figura di un Lussu giurista che utilizza la formazione giuridica per agire nella società e nella politica e concepisce il diritto come un insieme di regole storiche modificabili di vita sociale, strumento di garanzia e di difesa e limite per l'esercizio del potere. Un Lussu militante del diritto, militante democratico. È una ricerca che sicuramente interessa lo storico, i giuristi, ma è una proposta di un modello di formazione civile che vale per il politico di oggi e per il cittadino e che a noi, come Scuola di Cultura Politica Francesco Cocco, non può non interessare. Passo ora a presentare il professor Italo Birocchi, a cui cederò subito la parola per un discorso di apertura. Italo Birocchi si è formato a Cagliari come storico del diritto
È professore ordinario dal 1980, dal 1993 presso l'Università La Sapienza di Roma. Ha condotto ricerche in vari centri scientifici, università europee, Buenos Aires e San Paolo, dirigendo numerosi progetti e partecipando a programmi internazionali di studio. Nelle sue ricerche e pubblicazioni si è occupato di storia della cultura giuridica in età moderna, dei contratti, della proprietà in Sardegna nell'Ottocento, dell'autonomia del Regnum Sardinie, della storia dell'università e dell'insegnamento del diritto. È stato tra i direttori del Dizionario biografico dei giuristi italiani, pubblicato in due volumi dal Mulino nel 2013, e recentemente ha curato il primo volume della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari, dai progetti cinquecenteschi all'Unità d'Italia. Edito a Pisa nel 2018. Adesso ho la parola al professor Italo Birocchi. Marzo 2019. Un ex commissario dell'Unione Europea, che era in quel momento però presidente del Parlamento europeo, se ne esce con un'affermazione per me mirabolante. Disse cioè che a parte le leggi razziali del 1938, il fascismo in fondo ha fatto del bene all'Italia. Bene, mi è sembrato immediatamente che l'esempio di Lussu, l'opera di Lussu e ciò che attorni a Lussu, la storia di Lussu, potesse smentire in toto questo che è il problema della legalità, della cosiddetta legalità sotto il fascismo. Ecco, allora ho iniziato a radunare vecchi materiali, riprenderli e a scrivere il libro che ora oggi discutiamo. Lussu. La domanda è: appropriare Lussu alla storia fuori da ogni mito? Io credo che il mito di Lussu che esiste è un qualcosa che non farebbe piacere a lui se ancora potesse diciamo, smontare questo mito, se potesse veramente smontarlo, perché in realtà Lussu ha vissuto tutta la sua vita, appunto, da protagonista in una realtà. E dunque, ecco, appropriarlo alla storia e il personaggio ne esce grandissimo, si intende. Chi è Lussu? Normalmente si dice uomo politico e scrittore. Le etichette molto spesso però ingannano, non è che non sia vero, era un uomo politico e uno scrittore, certamente. E tuttavia, come è stato uomo politico? Ecco il punto. Come si è formato da uomo politico? Niente di più distante di un Lussu che un politico di professione, niente affatto, lontanissimo. I dati dicono 7 legislature da deputato oppure da senatore, oppure dicono per alcuni anni consigliere provinciale, oppure ancora altre attività, 2 volte ministro. E tuttavia, io credo che fosse soprattutto niente affatto un politico di professione e soprattutto un homo civilis, dove civilis non lo traduciamo perché significa un uomo impegnato nella civitas, cioè nella vita politica, che non è esclusivamente esercizio di una carica. Può esserlo. E allora, ecco, scusate, ripercorrere la storia di Lussu a partire dalla sua formazione. E la sua formazione significa il tessuto cittadino in cui lui opera a partire dal 1910, quando si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza di Cagliari. Questo significa presa di contatto e nuove aperture senza rinnegare mai se stesso. Lussu non si è mai rinnegato, al contrario, ha sempre arricchito appunto la sua storia, che è una storia a contatto con altri. Dunque, senza rinnegare la sua Armungia, dove si rifugia spessissimo quando ha bisogno di pensare, ha bisogno di conforto e così via, e tuttavia, senza rinnegare quello,
si apre ulteriormente. Tessuto cittadino è la Cagliari del 1910-15, al culmine del giolittismo, con le sue ombre molte e anche con qualche luce. Significa la Cagliari di Baccaredda. Lussu entra in quel tessuto e assorbe ciò che l'università gli può dare. È una Cagliari divisa, non è solo Baccaredda, penso a un fatto solo, mi pare di averci accennato nel libro. Il Palazzo Comunale, come spendere quella montagna di soldi che è arrivato al Comune di Cagliari per aver vinto una causa contro lo Stato, una montagna di soldi, letteralmente. Baccaredda e il suo staff decidono per quello che è il Palazzo Municipale di Via Roma a Cagliari. E però c'è una raccolta imponente di firme, una mobilitazione forte nel tessuto cittadino del PSI di allora per utilizzare diversamente, cioè socialmente, quei denari. Qual è la facoltà che si ritrova Lussu? È una facoltà in cui circolano persone, e cioè professori significa, e altre persone che sono gli allievi. Ecco, questo mondo è la futura classe dirigente, o buona parte della futura classe dirigente, i cao, gli angioni, questo insegna invece, i pazzaglia e così via, i puzzolu passano nella facoltà negli stessi anni, uno più uno o meno, e dunque sono amici e poi più tardi amici o avversari. Ecco, è un dato di conoscenza, siamo in una università che è ancora di elite, Lussu studia con circa una ventina di compagni. Nella sua classe. E poi in questo tessuto cittadino si formano le sue prime idee, che sono quelle del socialismo sindacalista, come molti giovani allora. È il crollo in quegli anni del modello atomistico, si dice, cioè individualistico, ottocentesco, l'atomo, cioè il singolo, il soggetto che si confronta solo con lo Stato. E tutte le intermediazioni, tutte le socializzazioni, dove vanno a finire? Crisi di quel modello ottocentesco e socialità, istanza, anche senza una forma precisa, di socialità. La guerra poi, subito dopo, e la guerra mette in discussione, era un interventista Lussu, un interventista si dice democratico come tanti altri, Russo per esempio, il letterato, Omodeo, lo storico ci hanno raccontato. E la guerra per Lussu è una guerra che gli fa vedere la comunanza, l'affratellamento al di là delle classi sociali e però la sottomissione di fronte alle gerarchie. E Lussu ha studiato diritto, abbiamo detto, tra legge e diritto c'è già una grossa differenza, tra legge, diritto e giustizia c'è un'altra grossa differenza. Che cosa è giusto in guerra? È giusto fucilare il soldato per una piccola mancanza? Il gerarca può farlo, può ordinarlo, ma è ingiusto. Problemi di socializzazione, problemi di organizzazione. La guerra senza disciplina si perde e basta, ma si perde con la propria vita, sempre, e con la vita dei propri compagni. Dunque, organizzazione, quella forma mentale di disciplina occorre anche nella guerra. E poi il ritorno è... usa quella formazione che ha avuto. Dunque è una formazione che usa nelle sue idee, diciamo, per l'autonomia. Bisogna organizzare che chi, a partire, diciamo, dalle sue idee che sviluppa ulteriormente, significa che i produttori sono il nucleo che deve mandare avanti un progetto diverso, creativo, lui usa spesso questa parola, creativo, di autonomia, prendere il destino nelle proprie mani significa, e i produttori in Sardegna chi sono? Ecco il realismo, sono in primo luogo i contadini e sono poi i battellieri, i pescatori e sono i pastori,
e poi ovviamente un incontro con la classe operaia. E fa l'avvocato, ex nihilo si direbbe, l'avvocato per cui non ci sono tradizioni in famiglia. Ecco, è uno sviluppo, diciamo, un obiettivo iniziale che la famiglia si dà e gli ha dato. E tuttavia lo interpreta a modo suo. Ecco, si fa uno studio proprio, si arricchisce di libri, in pochissimi anni prende anche il pregresso, cioè libri ottocenteschi, si costruisce ex novo la biblioteca, fa l'avvocato. Normalmente si dice, con un latinetto un po' stupido, de iure condito o de iure condendo, significa l'avvocato che utilizza il diritto de iure condito per quel che è, per gli spazi che sono utili per il proprio cliente, o de iure condendo significa per le riforme, per un diritto da riformare. Ma io non uso queste espressioni per lusso. Io uso un'altra espressione, un avvocato combattente o un avvocato combattuto. Avvocato combattente significa che utilizza gli strumenti per il suo mestiere. Combattente. C'è un bellissimo libro, sto per finire. C'è un bellissimo libro di un giurista tedesco, ebreo, e perciò dopo il 33 è dovuto emigrare per salvare la sua pelle. Si chiama Goldschmidt, è un libro del 1925. Dice che il processo, era un processual civilista questo giurista, il processo è più o meno un agone politico, perché ci sono le parti, una contro l'altro, civilmente si intende, di fronte a un tribunale, e c'è l'assistenza dell'avvocato. Ci sono le parti, così come nel sistema politico, allora già pieno di nubi, e purtroppo c'è già il fascismo nel 25 in Italia, pieno di nubi, ecco, nell'agone politico ci dovrebbe essere altrettanto il confronto politico tra i partiti, non le parti nel processo, ma i partiti. È una bella immagine, secondo me. E poi avvocato combattuto, combattuto al punto che il fascismo gli ha tolto, diciamo, la firma, per così dire, cioè l'ha radiato dall'albo con un procedimento. Ecco, qui concludo riallacciandomi al mio esordio, la legalità sotto il fascismo di fronte a un avvocato. Perché è stato radiato? Si è difeso magnificamente con una lettera straordinaria, è pubblicata anche nel libro, si è difeso ma contrattaccando, cioè dicendo che i suoi ex amici che sono avvocati che gli fanno questo processo di espulsione dall'ordine degli avvocati, bene, questi amici hanno tradito gli ideali dell'avvocatura, e lui afferma di essere indubbiamente antifascista, e proprio per questo doveva restare nell'albo, perché è antifascista. Qual è la motivazione dell'espulsione? Non di aver commesso qualcosa, come in uno stato di diritto. Siamo imputabili per azioni che abbiamo commesso. Azioni. No, invece per un essere, perché è antinazionale. Ecco questo, espulsione dall'albo 1927. Questa è la legalità del fascismo, insieme a 13.000 confinati, tra cui Lussu, e insieme a migliaia di persone passati per le armi, condannati alla pena di morte. Grazie. Grazie, professore, che subito siamo entrati in pieno nel libro e abbiamo di fronte, con questo discorso, la figura di Lussu, così come vi è rappresentata e tratteggiata. Passo adesso a presentare l'intervento di Rosa Maggio. Poi, attraverso un po' le letture e i punti di vista, ricostruiremo pian piano la trama più particolareggiata. Rosa Maggio è laureata in giurisprudenza all'Università di Cagliari, è avvocato e insegnante di diritto nelle scuole superiori di Cagliari. Si è sempre impegnata nel mondo dell'associazionismo, dell'iniziativa politica degli insegnanti democratici in difesa della scuola della Costituzione. È stata a lungo vicepresidente del CIDI nazionale, ha animato e guidato il CIDI regionale,
realizzando con le scuole numerosi progetti per la diffusione della Costituzione. Rosa, a te la parola. Grazie Gabriella, buonasera a tutti, mi sentite? Sì? Il professor Birocchi ha sapientemente introdotto evidentemente il suo libro e anche l'argomento che mi sono ritagliata, perché questo libro è un libro che affronta il tema di Emilio Lussu giurista, ma evidentemente ne affronta tanti altri, compreso tutti quelli in cui il professor Birocchi ha fatto riferimento, compreso il discorso sulla legalità nel periodo fascista. Il tema mi ha intrigato, Emilio Lussu giurista, questo titolo, che avrebbe potuto avere anche un punto interrogativo, in realtà è un'affermazione che il professore ci ha proprio spiegato pochi momenti fa. Ed è una ricerca, diciamo, originale perché affronta, fra le altre cose, la questione dell'Emilio Lussu giurista in un periodo di tempo di riferimento che è quello del 1900, intercorrente tra il 1910 e il 1927, un periodo in cui Lussu svolge prevalentemente la sua formazione giuridica all'Università di Cagliari, e anche svolge in gran parte la professione di avvocato, perché poi vedremo che questa attività forense verrà abbandonata per alcuni motivi che sono stati già anche anticipati. Sicuramente nel periodo di riferimento può essere considerato giurista a tutti gli effetti perché, diciamo, la sua formazione giuridica universitaria, la sua professione di avvocato, da un punto di vista, così dell'interpretazione generale più condivisa, sicuramente ha tutte le carte in regola per poter essere definito un giurista. Il tema mi ha ovviamente intrigato anche per questioni personali. Io sì, sono avvocato, in realtà la mia attività prevalente è stata quella di insegnante e non di insegnante universitario. E quindi mi veniva anche così spontanea una domanda, che è un po' la domanda che magari si fanno anche tanti che sono connessi in questo momento, sicuramente molti dei presenti, ma siamo laureati in giurisprudenza, in tanti siamo avvocati, siamo giuristi, non lo siamo. Perché mi faccio questa domanda? Perché mi serve per argomentare che Emilio Lussu è stato un giurista tutto tondo, come ci ha fatto ben capire il professor Birocchi. La ricostruzione biografica di Lussu studente, che appartenente alla borghesia isolana, si iscrive prima al Mamiani di Roma per poi diplomarsi a Cagliari da privatista e iscriversi all'università, sempre del capoluogo, apre uno scenario che ci pone una serie di domande. Infatti, Emilio studierà in un periodo in cui il contesto culturale regionale è caratterizzato da un forte analfabetismo. Nel 1911 c'è un livello di analfabetismo che è diciamo, il più forte a livello nazionale, pari al 50% di una popolazione di 868.000 abitanti. Da insegnante che si è occupata di dispersione scolastica, di livelli di apprendimento, insomma, è un dato molto importante perché dai lavori che ho fatto anche di ricerca in questo campo, purtroppo in un secolo non abbiamo recuperato granché, nel senso che il divario dalle altre regioni rimane sempre molto alto, questo è un inciso. Cosa farà Lussu in quel periodo? Studierà all'Università di Cagliari. Conseguendo la laurea in 4 anni e mezzo, per 2 anni ha fatto anche il servizio militare, quindi in sostanza si è laureato in 2 anni e mezzo, conseguendo una votazione di 99 su 110, come quella anche di Costantino Mortatti, che fu costituente, che fu costituzionalista, che però bisogna dire, in nota il professor Birocchi sottolinea che però Mortatti conseguì anche 2 altre lauree con il massimo dei voti e poi divenne professore anche all'Università di Cagliari. Lussu che cosa vuole fare? Vuole sostanzialmente sbrigarsi, un pragmatico, vuole partecipare alla Prima Guerra Mondiale e studierà in una università che ha soltanto 108 iscritti. E l'anno della sua immatricolazione, il 1910, ci sono 26 matricole senza alcuna donna.
Il corpo docente è caratterizzato da una serie di docenti, anche sardi, alcuni li ha citati anche il professor Birocchi, cioè proveniente da famiglie importanti, e quindi spesso l'attribuzione della cattedra veniva assegnata senza neanche concorso più per diciamo, origini familiari. I docenti che venivano dalle altre università erano poche, spesso assenti, e qui mi sono ricordata qualcosa che ha riguardato anche gli anni in cui sono stata io all'Università di Cagliari, e utilizzavano l'Università di Cagliari per, così, insomma, per trascorrere qualche anno prima di arrivare a delle università evidentemente ritenute più prestigiose. Quindi la riflessione che mi viene da fare è vero che Lusso era un pragmatico, si è sbrigato, non ha studiato forse abbastanza, però sicuramente era un'università che non aveva a cuore il profilo degli studenti, cioè non vi era un particolare stimolo da parte didattico da parte dell'Accademia. In ogni caso, il suo voto di laurea fu un voto non al di sotto della media, che era in quegli anni tra il 1906 e il 1915, era di 95,8. Su 110, si laureò con una laurea non in materie giuridiche, ma col professore di statistica, una tesi che aveva il titolo Un nuovo contributo alla teoria del salario, alla quale per sua stessa riconoscimento dedicò poco tempo, sempre perché voleva concludere velocemente i suoi studi universitari. L'idea comunque diffusa è che fra i giuristi debbano comprendersi gli accademici, la cosiddetta dottrina, i magistrati, cioè la giurisprudenza, coloro che applicano le norme, che le interpretano. E allora la domanda che mi sono fatta in questo così piccolo lavoro, così di riflessione che ho fatto è, per esempio, possono essere annoverati fra i giuristi anche i funzionari della pubblica amministrazione, domanda, che applicano le norme, a volte le interpretano, in mancanza di circolari, chi più del funzionario, del dirigente, deve e può interpretare le norme. Mi chiedevo se anche il nostro ruolo di docenti, di scuole, quindi gli insegnanti non universitari che non elaborano la dottrina, ma si occupano di formazione giuridica, formazione civica, con la problematica di chi sperimenta una didattica del diritto. La didattica del diritto non ha mai visto la luce nella nostra accademia. Esiste la didattica della matematica, della storia, della lingua. La didattica del diritto no, e quindi diciamo non c'è un riconoscimento accademico da questo punto di vista, ma spesso a volte si fanno comunque ricerche, si sperimenta sul campo, si documentano queste esperienze. L'altra categoria sulla quale mi sono soffermata, perché anche il professor Guido che adesso diceva, viene ricordato come politico, ma non è stato soltanto un politico. Quindi mi domandavo, i parlamentari, in effetti Emilio Lussu ha svolto la professione di avvocato in due periodi della sua vita, principalmente prima del suo arresto per l'omicidio Porrà e poi fino alla riammissione al lavoro degli avvocati avvenuta dopo la caduta del fascismo. Ma se andiamo a vedere complessivamente, non ha svolto per lungo tempo la professione di avvocato, addirittura poi arriva lui stesso a chiedere la cancellazione dall'albo nel 1954, proprio perché ha assorbito molto dall'impegno politico di parlamentare e anche dall'attività di giornalista, dichiarerà nella sua lettera indirizzata al Consiglio dell'Ordine che intende iscriversi all'albo dei giornalisti. A lui dobbiamo, ad Emilio Lussu, dobbiamo l'elaborazione di un principio autonomistico non nazionalistico. Respinge l'impostazione di un autonomismo fondato sulle condizioni naturali dell'isola. La sua visione si fondava su una critica a tutto ciò che portava alla separatezza degli uomini. E pertanto era una visione avversa al nazionalismo ideologico e alla mancanza di partecipazione. Il problema della partecipazione e della rappresentanza democratica fu un problema che lui denunciava già nel Parlamento nel 1922, quindi agli albori del fascismo.
Dopodiché, quindi lui poneva già da allora un problema di rappresentanza democratica. Il suo impegno, secondo il mio punto di vista, quindi anche da giurista costituzionale e costituente, si svolge proprio nella Commissione dei 75. Una sua dichiarazione del luglio 46 dichiarava appunto che la questione dell'autonomia investe tutti gli altri problemi del Parlamento e del potere esecutivo. E ancora nel novembre, ora alla Repubblica Italiana bisogna dare una Costituzione formulata in modo che ad ogni articolo corrisponda un'adeguata garanzia ed una possibilità di esecuzione della garanzia stessa, altrimenti si corre il rischio di creare un Vangelo etico, politico e religioso, il quale può avere importanza per gli studiosi e i mistici, ma non certamente per la società politica che vogliamo guidare. Quindi il suo apporto alla scrittura della Costituzione, in particolare all'impianto istituzionale, relativo ai rapporti tra Stato e autonomie locali, denotano una capacità non solo di analisi politica, ma anche di conoscenza di quegli strumenti normativi attraverso i quali giungere alla realizzazione dei suoi obiettivi politici. Penso quindi, per concludere, che in sostanza né la poco approfondita formazione universitaria né la breve attività forense abbiano infocciato l'ipotesi di lusso giurista, ma al contrario, diciamo che la sua solidità si è poi rinforzata attraverso le esperienze politiche, gli scambi culturali conseguenti al confino, la condizione di esiliato e la partecipazione diciamo alle attività, le importanti esperienze culturali della prima e politiche della prima metà del Novecento. Sarebbe quindi per me riduttivo definire lusso giurista solo perché formatosi alla facoltà di giurisprudenza e nell'attività di avvocato. E, d'altra parte, lo stesso autore, professor Birocchi, lo definisce un militante democratico per il quale la democrazia è lotta per combattere la dittatura, ma è nel diritto che trova gli strumenti di questa lotta. Grazie a voi. Scusa Gabriella, ma ho capito che stavo sforando. No, dai. Allora, va bene, grazie Rosa Maria Maggio. Passo adesso la parola a Piero Sanna, che è anche lui laureato in giurisprudenza all'Università di Sassari, professore di storia moderna, ha insegnato nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Sassari fino al 2017. È stato autore di una pionieristica storia del Partito Comunista in Sardegna dal 25 luglio alla Costituente, che è stata pubblicata subito dopo la sua laurea nel 1977. Poi ha concentrato gradualmente i suoi interessi sulla storia delle società e delle istituzioni nell'antico regime, sulla circolazione delle idee nella Sardegna e nell'Europa del XVIII secolo. In questo filone di ricerca si collocano i saggi sulla vita e il vino nella cultura agronomica del Settecento, le origini delle compagnie baracellari e gli ordinamenti di pulizia rurale nella Sardegna moderna, Patria e lumi nell'esperienza civile e intellettuale di Pietro Antonio Leo. Anche i saggi che ha pubblicato in collaborazione con Antonello Mattone nel volume edito da Franco Angeli, Settecento Sardo e Cultura Europea, in corso di stampa per la collana del Consiglio regionale Atta Curiarum Regni Sardini, i volumi dell'edizione critica degli atti del Parlamento Lemos 1653-56, di cui è co-curatore. Passo quindi la parola a Piero Sanna. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Un particolare grazie alla presidente di questo incontro e ai promotori della Scuola di Cultura Politica Francesco Cocco per l'occasione che ci offrono di discutere il bel libro di Italo Birocchi su lusso giurista. E devo dire che gli interventi che mi hanno preceduto, innanzitutto quello del suo autore e degli altri intervenuti, mi consentono di entrare direttamente in alcuni passi che mi pare possano rappresentare dei motivi di particolare interesse per il nostro incontro e per l'attività della scuola.
Lussu e il diritto, il volume di Italo Birocchi, getta un fascio di luce nuovo su un personaggio, su una personalità della storia, non solo della Sardegna, ma dell'Italia, dell'Europa, potremmo dire, abbastanza ai margini, se non inediti. Devo dire che il volume di Italo Birocchi tocca una grandissima, un grandissimo spettro di nodi in questo rapporto tra Lussu e il diritto. Io vorrei soffermarmi dei quattro momenti che rappresentano un po' la struttura del libro, sui primi due o tre momenti, cogliendo alcuni aspetti che fanno di questo rapporto di Lussu col diritto un elemento che è una sorta di prisma che ci permette di cogliere contemporaneamente la modernità della esperienza intellettuale e civile di Lussu. Il primo elemento riguarda gli studi universitari. Su questo Italo Birocchi, mettendo a frutto e scandagliando e approfondendo i bei contributi di Giovanna Granata sugli studi di Lussu e sulla biblioteca poi di Lussu, ci fa vedere un Lussu che non è uno studente solo stentato e svogliato, come talvolta la storiografia ce lo ha trasmesso, attento, soprattutto appassionato delle battaglie civili, certo, ma un po' frettoloso negli studi universitari. Forse ci dà una chiave di lettura diversa, uno studente, come un po' mi pareva di leggere anche nell'intervento di Rosa Maggio, uno studente poco interessato all'assetto della facoltà così come era allora la facoltà di giurisprudenza degli anni della Cagliari di Baccaredda, pur con tanti stimoli, ma forse un ambiente accademico un po' distante da quelli che erano le passioni civili di Emilio Lussu. Però la scintilla scatta non appena si trova di fronte a dei corsi come il corso sui trust e i monopoli, e Lussu si appassiona, dirà in seguito che sarà proprio uno dei corsi che ha seguito con maggiore interesse, che gli ha aperto particolarmente la mente, perché nella sua battaglia antiprotezionista e interventista quel corso era proprio nelle sue corde, probabilmente. E comunque gli dava l'impressione di studiare cose che avrebbe potuto utilizzare rapidamente anche nella sua visione, includere nella sua personale battaglia civile. Ecco che noi abbiamo quindi una facoltà di giurisprudenza sullo sfondo, e Italo lo mette abbastanza bene in luce, che sta diventando anche una fucina di nuove classi dirigenti. Lo è sempre forse stata già da diversi decenni, ma c'è un tornante che sta cambiando in quegli anni, e probabilmente la temperie esterna del primo Novecento sta incidendo anche sul modo in cui un rampollo di una famiglia, certo relativamente benestante di provincia, che viene incoraggiato negli studi universitari, sceglie quella facoltà perché quello nel panorama della città di allora, la facoltà di giurisprudenza rappresentava per i suoi interessi probabilmente lo sbocco, se non obbligato, quello più scelto e calcolato. E quindi io credo che già questo è un passaggio importantissimo del libro, che ci dà una dimensione che finora non era emersa. Ma questa è una dimensione fondativa, perché Birocchi ci fa capire e ci fa vedere come quella formazione
forse assunta anche con una relativa diciamo capacità di appropriarsene, però peserà nel corso del tempo e si trasformerà in fermento ricchissimo negli anni successivi, sia nell'esperienza della guerra. Qui vi segnalo, ci sono dei passaggi molto belli, il tempo è tiranno, ovviamente non possiamo trasformarci, diciamo, soffermarci troppo su questo, ma nella trincea il rapporto speciale che l'USU ha instaurato col diritto gli conferisce delle caratteristiche che sono poi tipiche degli ufficiali nuovi, che nella crisi determinata dalla guerra di massa assurgono ad un ruolo di quadri intermedi e la loro formazione giuridica ha un peso. Ecco qua ancora che quel rapporto speciale col diritto costituisce una componente essenziale e costitutiva della personalità di Lussu. E lì ci sono delle pagine molto belle, illuminanti, che Italo ci propone su come incide quella formazione del diritto. E infine la biblioteca su cui emergono, nella quale emergono la biblioteca quando egli intraprende la sua attività forense, mette sullo studio. Quella biblioteca è una biblioteca che risente del clima e del contesto culturale di quegli anni, le aperture al diritto penale e non solo, all'antropologia, alla criminologia, alle sensibilità nuove del primo Novecento. Il rapporto di Lussu con la professione. Insomma, vorrei buttare un altro sasso nello stagno, si fa per dire. E vorrei dire, la modernità di questo rapporto tra Lussu e il diritto, che forse potremmo dire è il comune denominatore di questa lettura che Bilocchi ci propone, è veramente quel distanziamento che egli pone anche tra il modo di esercitare la professione e l'attività politica che emerge dalla sua autodifesa, sono forse il segno di questa anche suggestiva lettura che ci propone il Lussu giurista di Bilocchi. Grazie. Grazie, grazie Gerosanna. Presento adesso Luisa Sasso. In questo gruppo appunto anche Luisa Sasso è laureata in giurisprudenza a Cagliari. Esso lavora in una pubblica amministrazione come responsabile degli affari giuridici e del contenzioso. E per molti anni è stata impegnata nel sindacato CGIL, si è attivata anche nei comitati per la difesa della Costituzione contro la revisione nel 2006 e per il no al referendum nel 2016, mantenendo questo impegno anche nel COSTATE, nel comitato per l'iniziativa costituzionale e statutaria e nella scuola di cultura politica naturalmente. È dirigente provinciale dell'ANPI e in questa veste ha curato una mostra sul ruolo delle donne nella resistenza e nella Costituzione, una mostra che ha fatto molte tappe e soprattutto è stata presentata nelle scuole. E ha anche un'esperienza di 2 anni avuto come assessore al personale del Comune di Cagliari nel biennio 2011-2013. Io do la parola adesso a Luisa Sasso. Prego. Grazie Gabriella, buonasera a tutte e a tutti. Io vorrei introdurre il mio intervento dando lettura di un brano scritto da Emilio Lussu. È vero che il mio carattere d'oppositore ha fornito all'episodio nella coreografia ufficiale un differente rilievo, ma è anche vero che questo è un complesso politico che per essersi esplicato nell'ambito delle leggi diventa insindacabile in sede giudiziaria, cui preme non tanto il prestigio del regime quanto quello della legge, senza la quale lo Stato forte diventa anarchia. Specie quando, come nel mio caso, l'aggredito è stato messo in carcere e gli aggressori lasciati liberi e indisturbati. La rivoluzione non ha ancora riformato il codice penale e pertanto io ritengo di avere il diritto di chiedere ai magistrati del mio paese la tutela della mia libertà e del mio onore secondo diritto.
Ecco, questo brano è estratto dalla memoria difensiva che Emilio Lussu consegnò ai giudici nel processo penale e che lo vedeva imputato per omicidio volontario. Un procedimento penale a tutti noto, sul quale non ci possiamo naturalmente soffermare, e mi preme però dire che il testo integrale della memoria difensiva da cui ho estratto questo brano è contenuto nell'appendice del libro del professor Birocchi e ne consiglio davvero la lettura, perché quella è una memoria difensiva che, stando agli argomenti che sono emersi anche negli interventi che mi hanno preceduto, dimostrano che Lussu aveva la stoffa del giurista, aveva la stoffa dell'avvocato. Quelle memorie difensive, come si dice in gergo, erano infatti solidamente ancorate nel diritto e nel fatto. Perché ho voluto dare lettura di quel brano? Essenzialmente perché in quel brano sono contenuti due elementi che sono utili per la ricostruzione della storia del diritto nel periodo fascista. Il primo elemento è quello che mette in rilievo Lussu, segnalando che il suo processo penale per volontà del regime stava assumendo una connotazione politica. Il regime voleva affermare un primato della politica sul diritto, possiamo dire, in quel procedimento penale. Lussu e la sua difesa svelano, diciamo, questo tentativo, e in quel brano Lussu sottolinea che la rivoluzione fascista non aveva ancora riformato il codice penale, neanche quello di procedura penale, per cui egli nella sua difesa esigeva di essere giudicato secondo la legge. Quindi in quella memoria difensiva è molto presente la richiesta di Lussu di mantenere il processo penale che lo riguardava in una trama di stretta legalità. Lussu esigeva una difesa ancorata al principio di legalità. Quindi i due elementi storici sono che il regime stava iniziando a far interferire il primato della politica, che poi si sostanziava nell'ideologia fascista, il primato della politica sul diritto, e che il codice penale non era stato ancora modificato nel momento in cui si svolgeva quel processo. Però che si volesse affermare un primato della politica sul diritto risulta chiarissimo nella nota del prefetto di Cagliari, col quale viene reso noto al duce in persona l'esito di quel processo penale. Un esito che non piacque al regime, perché come tutti sappiamo Lussu andò assolto dall'accusa di omicidio volontario perché i giudici riconobbero la sussistenza degli estremi della legittima difesa. Nella nota del prefetto sottolineava il fatto che il prefetto si rammaricava, diciamo, del fatto che addirittura nella sentenza era contenuto l'invito a svolgere il processo secondo le norme di legge. Pensate, questa cosa creava fastidio al prefetto. Si lamentava il prefetto del fatto che i giudici non avessero giudicato utilizzando e interpretando il criterio della sensibilità politica. Queste furono le parole, e ancora si lamentò il prefetto del fatto che occorreva sicuramente indirizzare la magistratura, le funzioni della magistratura, in modo tale che rispondessero al sentimento della maggioranza degli italiani. Quindi, come vediamo, c'è il tentativo forte di imbrigliare la magistratura, quindi un potere dello Stato, e c'è il tentativo forte di imbrigliarlo attraverso l'imposizione di categorie giuridiche molto vaghe, che si riassumevano nei concetti dell'interesse nazionale, del sentimento della patria, del sentimento della maggioranza dei cittadini, che diventavano in quel momento, stavano diventando pervasivi rispetto al sistema di diritto come fino a quel momento era stato conosciuto. Quindi il regime già sentiva la necessità di imbrigliare l'autonomia della magistratura, ma anche l'autonomia fortemente rivendicata degli avvocati, dell'avvocatura. Il regime intervenne in effetti nel 1926 con normativa di legge, di regolamento e anche surrettiziamente attraverso interventi nelle norme di diritto per cercare di imbrigliare appunto anche l'attività della magistratura. Fatto sta
che nel periodo di tempo dal 1926 fino poi al 1929, quindi andando anche oltre al periodo indicato nel titolo del libro, Lussu fu destinatario di una gamma davvero significativa e quantitativamente significativa di provvedimenti che si riconducevano al primato dell'ideologia fascista sullo Stato di diritto, ma di uno Stato, di un regime che comunque nel frattempo si era dotato di uno strumentario normativo particolarmente pervasivo, vedremo poi quali ne sono le caratteristiche, perché il regime aveva la necessità di darsi un ordine giuridico che fino a quel momento non esisteva, e per farlo si reclutò, diciamo, al proprio servizio un numero importante di giuristi di chiara fama, alcuni dei quali, molti dei quali, attrezzati, molto ben attrezzati dal punto di vista tecnico, come Alfredo Rocco, naturalmente, che ne è il rappresentante più significativo. Comunque, in quel lasso di tempo, Lussu fu destinatario di due processi penali, nei quali andrò assolto entrambe le volte, il processo, come abbiamo già detto, in cui era imputato per omicidio volontario, un processo nel quale gli si contestava la subornazione di un testimone, anche qui andò assolto perché il fatto non sussisteva, fu cancellato dall'albo, come già stato detto, dall'albo degli avvocati, e poi subito dopo l'assoluzione non fece in tempo a vivere da uomo libero, che fu destinatario di un provvedimento amministrativo di confino, fu confinato, come tutti sappiamo, a Lipari. Scappò da Lipari nel 1929, si rifugiò all'estero, e a quel punto divenne destinatario di un ulteriore provvedimento, che era quello che gli assegnava lo status di fuoriuscito. Quali erano gli elementi, salienti di questo strumentario giuridico che fu usato nei confronti di Lussu in queste vicende che abbiamo molto sinteticamente raccontato? Gli elementi caratterizzanti essenzialmente erano che i comportamenti che davano luogo all'adozione di quei provvedimenti, che erano amministrativi, come abbiamo visto, erano comportamenti molto genericamente definiti nella loro, diciamo, fisionomia. Erano comportamenti che facevano riferimento all'aver intaccato l'interesse nazionale, all'aver agito in maniera contraria all'interesse nazionale, tutte categorie così ampie, così vaste, che non facevano riferimento a fatti oggettivi e quindi sottoponibili anche ad un percorso probatorio, diciamo, che contenesse delle garanzie nei confronti di chi ne era destinatario, e quindi attraverso queste categorie così vaghe lasciare alle autorità, soprattutto amministrative e soprattutto di polizia, una discrezionalità così ampia che diventava arbitrio. Quindi il fascismo aveva costruito un ordine giuridico, un ordine normativo che per certi aspetti conteneva e si rimandava anche a principi preesistenti e previgenti, ma poi nella normativa di dettaglio, in quella che impattava sulla vita delle persone, faceva riferimento a categorie assolutamente generiche. Questo avvenne, cioè l'istituto giuridico più significativo da questo punto di vista sicuramente è quello del confino, che non a caso nel libro viene considerato come, diciamo, la negazione esatta dello stato di diritto, e che non a caso Lussu considerava come lo strumento più efficace per il fascismo, perfino più efficace dell'applicazione delle pene nella sede penale, perché le pene si applicavano ad un destinatario in base a fatti contestati nella loro oggettività, mentre il confino era una minaccia, e in quanto minaccia raggiungeva tutti. Quindi si stabilì e si affermò un ordine normativo, ma come ha detto giustamente nell'introduzione il professor Birocchi, si può parlare di legalità fascista, ecco, è difficile parlarne. In realtà una risposta è contenuta nel capitolo quarto, in cui viene approfondito questo tema e in cui viene riportato il brano col quale ho introdotto il mio intervento. Si può parlare di legalità fascista come legalità mera, dice il professore, non come una legalità stretta.
perché non esiste la legalità come mera applicazione della legge se non in un sistema complessivo di garanzie, non soltanto per il cittadino nei confronti del potere, ma anche nell'assetto istituzionale dello Stato. Si parla naturalmente del principio della separazione dei poteri, che viene totalmente sconvolto nell'epoca fascista, perché c'è un primato del governo che attraverso l'amministrazione, quelli che abbiamo citato erano provvedimenti amministrativi, attraverso l'amministrazione, diciamo, decide in maniera pressoché arbitraria sulla vita delle persone. Quindi, e ci soccorre a questo punto il richiamo sempre contenuto nel capitolo quarto del libro alla definizione che dell'ordine fascista diede un amministrativista molto coraggioso, Silvio Trentin, che poi diventò amico e compagno di lotte di Lussu, che disse: più che di legalità fascista dobbiamo parlare di dittatura legale. E quindi, siccome il concetto di legalità noi lo portiamo nelle scuole, lo raccontiamo alle giovani generazioni e lo vogliamo raccontare con una connotazione positiva, è giusto precisare che durante il fascismo non ci fu legalità, ci fu appunto una dittatura legale molto efficace, molto pervasiva, ma che era l'esatta negazione dello Stato di diritto e quindi di un principio di legalità strettamente inteso. Grazie Luisa Sassu, abbiamo percorso quindi buona parte del libro e temi emergono. Adesso la parola passa a Giuseppe Caboni, laureato a Pisa in giurisprudenza, ha lavorato come dirigente pubblico locale e regionale per 40 anni, è avvocato, a lungo è stato impegnato come sindacalista, amministratore locale e animatore culturale. Ha lavorato con Joyce Lussu nel collettivo Lussu e nell'Istituto Sardo per la Storia della Resistenza e dell'Autonomia, che era depositario del fondo Lussu. Ha curato il Museo Storico di Armungia e per divulgare il lascito dei Lussu ha prodotto studi e con altri ha promosso il nuovo istituto Emilio e Joyce Lussu. Ecco la parola a Giuseppe Caboni. Allora, il bel libro di Italo, che conosco appunto dai tempi del collettivo Lussu e che saluto affettuosamente, è innovativo e veramente molto intelligente, perché mette in luce un punto di vista che è stato poco praticato rispetto all'esperienza di Emilio Lussu. Lussu infatti sorprende molto, lo dice anche mi pare Andrea dicesse da poco, ma sono rimasto sorpreso da questa definizione Lussu giurista. Lui lo vedeva Lussu rivoluzionario, Lussu autonomista, ma e invece no, ha ragione Italo. Lussu era innanzitutto un uomo d'ordine, un uomo di costruzione giuridica, e lo vedremo brevemente adesso. Ma giustamente sottolinea Italo ancora a modo suo. E allora qual è questo modo, secondo me? Cerchiamo di schematizzare. Era innanzitutto un atteggiamento antagonistico il suo, ma era anche un atteggiamento socialmente qualificato ed era un atteggiamento di grande eleganza. Italo lo definisce il modello di avvocato gentiluomo, che supera anche visioni e atteggiamenti precedenti. Antagonistico, quindi bisogna un po' risalire alla cultura di Armungia, che era una cultura giuridica. Non voglio scomodare gli antropologi, ma anche quella di Armungia, come ce la descrive Lussu, era una cultura piena di diritto. E come abbiamo sottolineato noi proprio nella prima raccolta elementare di scritti di Lussu, intitolata Essere a sinistra, lui dice: per me il primo atteggiamento è quello di respingere le pretese non dovute. Questo mi viene dalla mia società d'origine, dove gli esattori feudali venivano respinti o addirittura fatti fuori. Quindi le pretese ingiuste vanno respinte. Questo è il primo atteggiamento psicologico. E Lussu questo lo traduce anche nella sua attività di avvocato, poi, perché gran parte delle cause a cui si dedica sono cause di difesa di persone oppresse,
per occupazione di terre o per l'assassinio addirittura dei fratelli Fois e vari altri. Lui lo scrive questo. Io mi occupavo soprattutto di cause politiche perché non avevo bisogno, avevo l'indennità parlamentare e lavoravo gratuitamente a Cagliari. Quindi un avvocato atipico, certamente anche per questi aspetti. E non i vecchi professionisti che avevano clientele e grandi numero di figliocci, insomma, tutto un mondo ottocentesco che veniva superato. Ma Lusso era anche nuovo come personalità fisica, vorrei dire. Joyce diceva, Lusso, Emilio era un uomo normale, un uomo molto elegante però, molto affascinante e molto elegante. E quindi era veramente una persona particolare, quindi non un mito vivente, ma una persona normale, diceva Ruska, però faceva le cose con grande serietà, con grande impegno e con grande serietà. E lui lo dice, per me l'avvocatura era lo dice proprio nell'ultima lettera, è un importante magistero civile che io ho cercato di interpretare, e parla con grande rispetto dei suoi colleghi e di questa funzione soprattutto, che è una funzione di disciplina, perché lui era un uomo disciplinato, un uomo, come ha detto Orto anche nella recensione che ha fatto del libro di Italo, era un uomo che faceva ordine, era un uomo che organizzava, era un uomo che era capace di dirigere politicamente e socialmente i gruppi sociali facendo ordine. E questo lui l'ha sempre rivendicato. Pensate alla guerra di Spagna, alle sue polemiche, perché diceva se non c'è disciplina non si dà neanche il rancio, insomma. E così la descrizione di Bellieni, Lusso a cavallo, che rappresentava questa persona così atipica, elegante e capace però di agire fisicamente. Quindi un uomo che certamente anche nelle aule dei tribunali rappresentava un fatto diverso. Ed era questo lo vediamo per la prima volta, è sottolineato bene questo, avveniva a Cagliari. Cagliari, che è la nostra città e che è così opaca, a volte ci appare così scarsamente civile, è stata sede di grandi azioni civili. Ed è quello il momento in cui bisogna vedere questa capacità, questa forza dei gruppi sociali nuovi di affermare una diversa civiltà. Lusso, in quest'ultimo quaderno a cui ho accennato, parla di queste grandi masse che venivano finalmente alla storia e quindi da una società atomizzata, anche nella nostra città come nelle campagne, l'importante era proprio l'unione tra città e campagna, esprimevano una realtà nuova, una realtà rispetto alla quale le vecchie elite non erano più elite dirigenti o paternalistiche, ma erano elite di rappresentanza, quando lo volevano fare, di rappresentanza. Quindi io metterei in evidenza alcuni termini anche per cercare di schematizzare. Lusso come espressione di un diritto di resistenza, ma prima ancora di un diritto di rappresentanza. Quindi questo lui lo esprime sia nella guerra, rappresentando i diritti dei soldati. Lui dice, la mia prima formazione è stata quella. Io passavo dall'allegria dei banchi universitari al contatto con i soldati, quasi tutti analfabeti e di famiglie poverissime. Quindi lì è stato la mia prima formazione politica seria è stata lì, nel passaggio dalla giovinezza allegra, anche un po' spensierata, se vogliamo, alla coscienza di dover rappresentare quegli interessi, queste grandi masse nuove che venivano alla storia. E non solo, lo dico incidentalmente perché in genere viene trascurato, invece voglio che si dica e che si sottolinei, è anche il rapporto con gli altri. Il passo in cui lui, lo scritto su Salvemini, dice la mia prima coscienza socialista nasce quando uccidemmo 1000 soldati ungheresi e trovammo nelle trincee avanzando quelli che avevamo appena ucciso e mi sono chiesto ma questi in che cosa son diversi dai contadini sardi. Questo, l'internazionalismo nasce lì, quindi lì io vedo il nascere di questa costante sociale e antagonistica di Lusso in termini universalisti, appunto, di cui abbiamo ancora bisogno, ma qui mi fermo su questo, che certamente ci interesserà in seguito.
Quindi dovere di rappresentanza e dovere di resistenza. Quindi resistenza ai generali e resistenza al fascismo. Perché questi 1000 scaricatori portuali che erano sardisti e gli ex combattenti e le donne che a centinaia, certamente quelle delle manifattura tabacca, ma anche le artigiane, tutti facevano politica nel Partito Sardo d'Azione a Cagliari. Era una grande massa di gente che si muoveva per la prima volta in modo collettivo e che superava d'un balzo le vecchie ricche cittadine, che rappresentava la realtà nuova della città. Non era più la ribellione del 1906 che aveva portato alle uccisioni, e Baccaredda che aveva risposto in modo così inadatto alle donne che chiedevano un ribasso dei prezzi. Era una nuova realtà propositiva e di massa. Quindi questo noi dobbiamo ricordare della nostra città, e questo in genere è assolutamente omesso in tutti i libri che parlano della nostra città. I momenti di civiltà e di crescita sociale, come quelli del secondo dopoguerra, delle terre. Noi abbiamo fatto questo convegno nell'80 su lotte sociali antifascismo, arrivando addirittura imprudentemente anche alle lotte del 68, però per dimostrare che i momenti civili in una città, in una collettività anche regionale, sono quelli in cui le masse si muovono, in cui la gente si coordina, fa ordine, appunto, come dicevo, come faceva Lussu. Quindi tutto qui, insomma. Io credo che Lussu in questo rappresentasse, con tutta questa grande massa di persone, un nuovo diritto vivente, insomma, come si dice, una nuova futura, alla base di una futura costituzione materiale, come si dicono i giuristi. Come diceva Calamandrei, che la Costituzione è nata sui monti dei partigiani, anche nei fucili dei partigiani, noi dobbiamo sottolineare che erano le leghe contadine, dice Lussu, la base della nuova democrazia. Scrive, quando parla di autonomia: per me c'è più democrazia in una lega di contadini ben organizzata che in tutti i libri di diritto delle varie università del mondo, una cosa del genere, forse sto esagerando, ma certamente più di un'elaborazione raffinata di nuovi principi costituzionali. La base è lì. Quando si parla di nuova costituzione economica, di nuova costituzione materiale, lì dobbiamo fare riferimento. Potrei parlare ancora a lungo, però preferisco, tanto di queste cose parleremo ancora, fare alcune domande a Italo. E un po' anche, intanto, ecco, voglio sottolineare un aspetto finale che non è secondario, secondo me. Questo diritto di resistenza, questa capacità antagonistica in Lussu si è espressa in modo estremamente moderno e intelligente, nel senso anche dell'autodifesa personale. Voi pensate che il fascismo, allora e oggi nel mondo, perché il fascismo non è finito, sappiamo che c'è ancora molto da cambiare nel mondo, anche nei regimi dove ci sono le elezioni. Si dice che in Turchia ci sono le elezioni, ma insomma è così in Sud America. Le elezioni non bastano a escludere che ci siano forme di reazione e di oppressione sociale. Quindi il fascismo non è finito. E il fascismo ha soprattutto sempre escluso la vita degli avversari. Voi pensate tutti gli oppositori che in tutti i regimi finiscono in carcere regolarmente, appunto i parlamentari curdi o in Egitto o in Brasile oggi. È sistematico il fatto che gli avversari vengano distrutti. Voi pensate a come, e Lussu questo lo sottolineava, come sia necessario, quando si è un dirigente politico, preservare la propria vita. E lui ha voluto dare un esempio in Piazza Martiri in questo senso. Perché se noi avessimo avuto, dopo la Seconda Guerra Mondiale, vivi persone come Matteotti, Gramsci, Rosselli, ma anche dopo, oggi tutti i pacifisti, Lussu infatti non era un pacifista, Gandhi e Luther King sono stati uccisi, e le nuove donne che emergono nel mondo, questa Anna Lindh, che è stata questa parlamentare, mi pare svedese, che ugualmente è stata assassinata. Cioè, chi vuole la pace, chi vuole i diritti dei popoli, i diritti delle persone, l'unità universalistica del diritto, rischia continuamente di essere ucciso. E Lussu, sino in tutta la sua vita,
ha rappresentato questa capacità di sopravvivere anche nella malattia, come sapete, no? È riuscito con grande fatica anche a sopravvivere agli esiti del carcere. Però ecco una domanda un po' provocatoria che credo ne parleremo meglio a voce con Hitler, questo. L'USU come espressione anche di una università, di una concezione giuridica. Allora, ogni generazione ha vissuto questo in modo diverso. E quindi sarebbe interessante vedere come invece poi noi abbiamo vissuto la nostra esperienza di vita universitaria, di studi e di espressione nella vita democratica. È quello che dovranno fare i giovani che oggi sono all'università rispetto a un mondo che è stravolto, che è pieno di difficoltà, in cui i punti di riferimento sono sempre di meno e sempre più confusi. Però mai, non in modo pessimistico o da visto, in modo così un atteggiamento falso che non mi piace. No, dobbiamo vederlo in positivo. Cosa si può fare oggi? L'esempio di Lussus, per tanti aspetti, può darci dei suggerimenti. Grazie. Grazie a te, Giuseppe. Ecco, abbiamo adesso lo spazio per l'intervento di Andrea Pupusa, che non ha la possibilità di collegarsi, e però ha lasciato una registrazione con un suo intervento che pone appunto un altro quesito al professor Italo Birocchi. Voglio intanto ringraziare in questa occasione Italo Birocchi per il contributo che ha dato alla conoscenza da parte dei sardi e non solo della nostra storia. Italo Birocchi è un fine storico a cui dobbiamo dei contributi fondamentali, soprattutto nello studio del periodo di fine Settecento, in cui vennero elaborate una serie di teorie sul rapporto tra il Regnum Sardini e tra il Regno di Sardegna e la Corona, che sono di indubbio interesse. Angioi, da fine intellettuale e da uomo di punta nei movimenti anche culturali del tempo, fu una delle anime di questa elaborazione. In particolare l'elaborazione della monarchia cosiddetta moderata o mista. Angioi scrisse uno schizzo di storia sarda quando era esule a Parigi, dove metteva in evidenza come il regno di Sardegna fosse retto da leggi fondamentali di tipo patizio internazionale, quindi intangibili anche per il re, e come queste leggi mettessero il regno di Sardegna al riparo dalle incursioni del re medesimo. Quindi delineò un sistema più che di tipo federalista, diciamo, insomma, di tipo indipendentista, cioè nel senso che sosteneva la statualità del Regno di Sardegna e le sue prerogative. Ora, Lussu sappiamo tutti che fu un federalista convinto, che sostenne queste posizioni in Assemblea Costituente e che le ha sempre sostenute. Ora, probabilmente Lussu non conosceva bene il pensiero di Angioi e l'elaborazione a cui io ho fatto riferimento. Perché? Perché queste elaborazioni sono frutto della generazione di storici che viene da un lato dalla scuola di Soggio, no? Quindi Luciano Carta, poi ci sono i Sassaresi, Mattone, Sanna, eccetera. E quindi probabilmente non conosceva quelle elaborazioni, eppure in modo, come dire, quasi intuitivo, quasi si rifaceva a questa tradizione che in effetti probabilmente lui aveva respirato anche nell'aria del suo paese, il re Pastori, questa autonomia del popolo sardo, questa sua fierezza, questo suo distacco da altre. Quindi ecco, mi interesserebbe capire meglio, perché
Italo forse è quello che ce lo può spiegare più di altri. Ecco, qual è la matrice del federalismo di Lussu, e se, come io penso, questa matrice può risalire tramite Asproni, Tuveri e gli altri, può risalire appunto a quella elaborazione che Angioi e il gruppo degli angioiani fece alla fine del Settecento. Io credo che questo sia molto importante anche in termini di attualità, perché mentre si parla di una insoddisfazione per lo statuto speciale, si tratta anche di capire se noi abbiamo dei riferimenti storici per fare qualcosa di più e se questi riferimenti possono, come dire, anche se la cosa sembra un po' bizzarra, possono addirittura risalire a quelle elaborazioni che Angioi fece, certo, in una situazione diversa, ma in cui sostanzialmente rivendica e avanza l'idea di una statualità sarda che ha proprie leggi, che ha una propria costituzione intangibile anche dal re, che mette gli organi del regno di Sardegna al riparo da incursioni del monarca e sostanzialmente attraverso questi organi dà al regno di Sardegna il potere di decidere sulle cose dei sardi. Ecco, la risposta a questa domanda, secondo me, ci lancia dei messaggi e delle suggestioni anche sulle cose che dovremo e potremo fare ripensando o rivisitando lo Statuto Speciale. Grazie. Ecco l'intervento di Andrea Pugusa. Io non ho presentato Andrea, ma il suo intervento ci riporta immediatamente ai suoi recenti interessi di saggista storico relativi appunto a Giovanni Maria Angioi, La nazione mancata, 100 giorni che sconvolsero la Sardegna, che ha pubblicato appunto molto di recente, e il saggio su Palabanda, La rivolta del 1812. Andrea, appunto, avvocato, professore di diritto amministrativo, ma vale la pena di sottolineare in questa sede il suo impegno nei movimenti della sinistra e gli incarichi politici come consigliere regionale negli anni Ottanta nelle liste del PC. Continua come coordinatore del Comitato di Difesa della Costituzione, l'impegno nei referendum, è tra i soci fondatori della Scuola di Cultura Politica di cui presiede il Comitato Scientifico. Allora, gli interventi che si sono susseguiti hanno costruito questo quadro di letture che si rivolge appunto al professore Italo Birocchi, a cui adesso passo volentieri la parola. Grazie. E devo dire che gli interventi sono in realtà una partecipazione alla discussione, mi fa molto molto piacere, non è molto frequente quando si presentano dei libri o quando così si porta all'esterno a un proprio lavoro, trovare interlocutori così attenti, partecipi e attivi. Tutti quanti, e dunque io non devo dare risposte perché considero che abbiamo discusso insieme sulla base di un libro che io ho avuto l'avventura di scrivere. E dunque intervengo a mia volta su alcuni punti che hanno avuto uno specifico punto di domanda, e che ora devo riassumere molto molto in breve, naturalmente. Forse parlerò di due punti. Uno è quello della
università. Che cosa si può imparare all'università negli anni 10, lussu, oppure forse anche oggi? E l'altro è la domanda, lì è stata posta esplicitamente, il rapporto tra l'idea federalista e autonomista di lussu e il movimento di Anjoy. Se comincio da quest'ultima, allora, nella polemica con Laconi, e siamo dunque praticamente all'Assemblea Costituente, e poi sono compagni i due nella stessa sottocommissione all'Assemblea Costituente, Laconi e lussu, e poi nella polemica che c'è attorno agli anni, l'anno 1951, che ha visto la pubblicazione del libro curato da lussu sulla Sardegna, del ponte, il fascicolo specifico sul ponte. E c'è la polemica sull'autonomismo del Partito Comunista Italiano, e quindi Laconi che interviene, e interviene, scoprendosi tardivamente autonomista, non certo negli anni dell'Assemblea Costituente, scoprendosi appunto uno storico di ottima fattura, naturalmente, e il libro recente di Maria Luisa Di Felice illumina molto bene questi rapporti e questa polemica, scoprendosi appunto storico anche della Sardegna. E sembra lì che lussu, in questa polemica, ci sono lettere scritte e poi articoli sui giornali, che lussu tagli corto e che quindi in sostanza non gli interessi è il pregresso. Sembra. In realtà lussu, volgarmente si dice un pragmatico, lo è naturalmente, ma gli interessa parlare, informarsi e ragionare per degli obiettivi. Se questo è pragmatismo, è un pragmatico, e tuttavia è il tentativo di non parlare vanamente, questo è il punto. Lussu conosceva benissimo Anjoy e le sue vicende. E tuttavia muove questo appunto, che è esatto anche se un po' sottostimato rispetto al movimento angioiano negli aspetti antifeudali. Sottolinea però questo aspetto, e cioè che la rivendicazione autonomistica, che è storica, che è dei vecchi parlamenti sardi, è una rivendicazione di tipo corporativo, non c'entra nulla con l'autonomismo della contemporaneità, cioè con la creatività delle masse che aspirano a dire la loro. Questa è l'autonomia del presente, dice lussu. L'autonomia richiesta invece dagli stamenti e quindi dagli antichi parlamenti, fino anche ad Anjoy, è un'autonomia invece che è cristallizzazione degli assetti vigenti. Ecco l'aspetto. Per cui, ecco, la sconfitta, secondo me, sottostima l'aspetto antifeudale che ha assunto quella rivolta tra il 94 e il 95, lussu lo ha sottostimato, e tuttavia il significato storico della lotta parlamentare per l'autonomia negli antichi parlamenti è appunto un qualcosa che non coincide minimamente con l'obiettivo autonomistico del Novecento e del movimento autonomistico sardo in particolare. Il secondo punto è l'università. All'università ci sono professori assenteisti, oggi, avantieri e ieri ai tempi di lussu. Ce n'era uno famosissimo per il suo assenteismo. In 20 anni è venuto, credo, meno di un anno, complessivo in 20 anni. Era l'internazionalista. Non veniva mai, letteralmente mai, e la facoltà infatti non riusciva a liberarsene. Benissimo, ci sono professori assenteisti, tuttavia è un canale. In giurisprudenza si studiano circa 20-21 materie, no, per dare poi per laurearsi, e la stragrande maggioranza sono solo esami e corsi di diritto,
e niente altro. Si batte sul diritto. Dunque, il diritto è innanzitutto una grammatica, un linguaggio e delle forme, perché tutte le materie, c'è una unità nel diritto, un sistema, tutte le materie hanno un linguaggio e delle forme, e questo lo si impara, prima o poi lo si impara. E il diritto, infatti, è organizzazione del vivere civile. Questa è la sostanza, perciò attiene strettamente alla nostra socialità. Ubi societas, ibi ius, dicevano i romani. Là dove c'è un aggregato sociale, ubi societas, ibi ius, lì c'è il diritto, altrimenti non è un aggregato sociale, sono animali che si muovono. E dunque organizzazione sociale. Come? Ecco, il problema è quello del come. E Lussu si è posto questo problema, il problema della socialità. Ho detto all'inizio, crisi del modello individualistico o atomistico, individualista ottocentesco. Dalla fine dell'Ottocento c'è questa crisi, perché? Per il crescere delle aggregazioni di lavoro essenzialmente, perché l'uomo si ritrova nelle leghe, nei centri di ricreazione, eccetera, nei luoghi di lavoro in primo luogo. Si ritrova nelle università che diventano quasi di massa, non certo ai livelli odierni, ma non certo 5-6 studenti come nell'università subito dopo l'Unità d'Italia. Dunque, un'aggregazione di un gruppo, come era quello ai tempi di Lussu, è già un'aggregazione, è già una socialità. Allora, si impara la grammatica. I professori assenteisti, alcuni sono grandissimi. C'è il fondatore dell'Istat in Italia, professore di Lussu, si chiama Gini. C'è un grande romanista, uno dei maggiori di tutto il Novecento, Arangio Ruiz. Amico, discepolo, diciamo, di Croce, liberale, ha protratto più possibile il suo non giuramento al fascismo, poi l'ha fatto, ma nel 34, 3 anni di ritardo, era andato 10 anni in Egitto, pur di non fare dal 31 al 40, pur di non stare in Italia sotto il fascismo. Si chiama Arangio Ruiz, sarà il ministro, collega di Lussu, quando Lussu fu ministro nel governo Bonomi, mi pare, e nel 44. E ho detto Gini, ho detto questo, e ho detto ora Arangio Ruiz. Il professore di economia lo stesso, è uno dei maggiori economisti della prima metà del Novecento, si chiamava Fanno, e giustamente Piero Sanna ha detto l'interesse per l'economia. Si è laureato poi con un massone, si chiamava Camboni, che peraltro era uno statistico e un sociologo. Sociologo, esatto. Questa socialità di cui parliamo e che penetra appunto nelle aggregazioni e che poi si traduce per esempio nelle idee del socialismo rivoluzionario sindacalista verso cui simpatizzava Lussu, no? Nella prima gioventù, bene, che si realizza in questo, sono delle forme, no? E De Fenu è un altro, no? Un altro sardo di quegli anni, coetaneo si può dire, sono forme di aggregazione e tentativi di risposta in avversione al vecchio modello, come prendere in mano i propri destini. Ecco, l'università, un minuto ancora e termino, l'università di quel decennio anni 10 vede grossi personaggi che fanno circolare idee, che fanno circolare manuali, che immettono in un circuito vasto, senza negare naturalmente la realtà sarda, non la possono negare ovviamente, non è interesse di un maestro negare quella realtà, ma lo immettono in un circuito che è sempre più vasto. C'è un fatto, 1902 l'Università di Cagliari perde, per sua fortuna, la qualifica di università di secondo livello. Significa che tutti i professori hanno gli stessi stipendi in ambito nazionale di primo livello. E significa che grossi professori, ho citato qualcuno, potrei citare Vassalli, è colui che ha scritto il codice civile, quello che ancora governa
il nostro paese, il codice civile del 42, in buona parte l'ha scritto lui, Vassalli. Bene, Vassalli ha insegnato a Cagliari, è stato anche il direttore della biblioteca di giurisprudenza, si è dato molto da fare, ha pubblicato, come anche gli altri nomi che ho detto prima, gli altri professori. Allora, questa coine, questa congiunzione è ciò che valorizza, ovviamente non in modo esclusivo, non pensiate che io sia un fautore esclusivamente della facoltà di giurisprudenza, però valorizza quella dimensione dello studio comune, lo scambio di idee e di esperienze. I penalisti sono di grossissimo livello, tra i primi in Italia, Florian per esempio, che insegnava nel 15, Conti lo stesso. Ecco, conoscendo questo circuito, essendo un'università di primo livello, significa che non ci sono più solo professori locali. Qui è ambivalente, io è difficile rispondere a Giuseppe Caboni, che ringrazio moltissimo per le parole che ha usato, come tutti gli altri naturalmente, è difficile rispondere ieri e oggi, e tuttavia, se è difficile rispondere, questa partecipazione insieme, questo guardare alle forme organizzative del diritto e pensare poi anche, de iure condendo, dicevo all'inizio, anche a una trasformazione, prendere in mano la propria vita. Ecco, concludo con una frase di Lussu all'Assemblea Costituente, e siamo nel 47 in questo caso. È un discorso sull'autonomia, ma è ristretto esclusivamente in una frase che io trovo bellissima. Noi non abbiamo bisogno di guide esterne, abbiamo bisogno di vita nostra. Ecco, prendere in mano la vita nostra, anche nelle forme organizzate, quindi in dialettica con le istituzioni, ma essendo protagonisti del nostro destino. Grazie. Grazie veramente, professor Birocchi. Questa frase conclusiva, questa esortazione è veramente da raccogliere come preziosa. E io vorrei dare adesso la parola in conclusione di questo ciclo al presidente della Scuola di Cultura Politica, Fernando Cotoneso, che potrà illustrarci anche eventuali prospettive di approfondimenti, perché effettivamente ci siamo appassionati a questi discorsi. Grazie Gabriella, grazie intanto a tutti, perché oggi è stato, diciamo, un momento conclusivo di questo ciclo estremamente interessante, denso, ricco di contenuti che sono stati trattati proprio partendo da questo splendido libro che ha scritto Italo Birocchi. E intanto questo è il secondo ciclo che noi facciamo dedicandolo a grandi personaggi, grandi pensatori, uomini d'azione della Sardegna. Il primo ciclo si chiamava proprio Pensiero e azione politica tra attualità e storia. Il secondo ciclo ha preso riferimento, diciamo, direttamente dal centenario della nascita, come ricordava proprio nell'introduzione la nostra Gabriella Lanero, centenario della nascita del Partito Comunista d'Italia e del PISDAZ, e lì ci siamo soffermati su quattro grandi figure, dedicando due incontri a Gramsci, da cui abbiamo iniziato, poi siamo appunto passati, guarda caso, a Laconi, di cui abbiamo parlato anche oggi. Abbiamo fatto un leggero salto trattando un po' gli anni Ottanta e l'esperienza di Mario Melis come rappresentanza, diciamo, di quel partito sardo che allora, soprattutto in quegli anni, aveva veramente un grandissimo seguito e che ha lasciato molte, molte tracce significative anche nello stesso assetto organizzativo della regione, con diverse conquiste sociali che non sono state assolutamente superate nei, diciamo, 35-38 anni successivi. E
oggi siamo tornati a Lussu. Cioè, come si vede, è un po' un cammino circolare quasi, no? Ma non perché volevamo tornare indietro, bensì perché la circolarità è il senso stesso della nostra esistenza, della nostra vita, e il senso stesso, se vogliamo, di una scuola di cultura politica, perché comunque noi continuiamo ad essere convinti che per ragionare sull'oggi ci sia bisogno di conoscere molto molto bene quelle che sono le nostre radici. Ora, è stato detto moltissimo oggi di Lussu, non voglio aggiungere altre cose. È vero che noi intendiamo comunque approfondire ancora questi temi, perché intendiamo riprenderli magari nel prossimo autunno con iniziative dedicate e con l'idea di poter trattare questi argomenti anche in presenza, perché aiuterebbe molto. Però qui mi preme, diciamo così, aggiungere semplicemente, io mi ricordo una cosa bellissima che scrisse Vittorio Foa, dedicata a Lussu dopo la sua morte, un ricordo di Foa. E Foa ricorda come nel 1945, con allora Lussu, ministro del governo Parri, lui insomma andò dal ministro, quindi, a chiedere sostanzialmente, gli doveva mettere la firma su un'autorizzazione che doveva consentire un finanziamento al partito. E Lussu rispose in quella circostanza, guarda, io posso andare a cavallo anche a rubare i lingotti d'oro della Banca d'Italia, se me lo chiede il partito, ma non chiedermi assolutamente di mettere una firma su questa cartaccia. Ovviamente non firmò, il tutto per dire che anche il suo rapporto con l'istituzione massima era quello di un uomo che comunque sia, era, possiamo dire oggi, tutto d'un pezzo, ma è stato già spiegato chi era Lussu. Lussu era un grande militante, un grande uomo d'azione, un politico, un uomo che comunque aveva avuto la formazione che è stata delineata in questo incontro, una formazione che parte soprattutto dal senso di giustizia, della giustizia sociale, intesa proprio come passaporto, direi, universale per una militanza politica anche a livello internazionale. Partendo da Armungia, lui ha conquistato sicuramente i livelli più alti della politica ed è tuttora un maestro che a noi deve servire. Quindi io ringrazio proprio tutti, spero appunto che ci possiamo ancora vedere per approfondire questi temi e continuare con l'attività di questa scuola di cultura politica che vuole lasciare tracce nel tessuto culturale, direi, della Sardegna intera. Grazie. Grazie a tutti, ci salutiamo, ringraziamo chi ci ha seguito e chi ci seguirà nelle ore successive o nei giorni successivi. Grazie a tutti ancora, arrivederci. Arrivederci.